Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar della serie Investire con Francesca Fossatelli. Come sempre vi ringrazio per tutti voi che partecipate già in live, nonostante effettivamente sia ancora, diciamo, periodo di vacanza perché i mercati non si fermano. Abbiamo tantissime cose da vedere oggi, quindi andrò abbastanza veloce sulla prima parte, che è quella di news, che comunque continuiamo a mandare anche all'interno di Free Finance Pro. E poi andiamo a vedere la parte di ricerca, invece quella un po' più approfonditamente. Oggi parliamo anche di un tema un po' diverso rispetto al solito, parliamo anche di bond, proprio in ottica operativa, quindi che cosa acquistare. Oggi che cosa potrebbe essere interessante, quali ragionamenti fare per costituire o ricostituire magari il proprio portafoglio obbligazionario e vedremo diciamo la ricerca più importante se vogliamo che è quella di Bank of America relativa alla survey che Bank of America fa tutti i mesi ai gestori patrimoniali. Partiamo e prima di partire, giusto una piccola nota, per chi ovviamente non lo sapesse, abbiamo il canale Telegram Free Finance Pro, un canale Telegram gratuito dedicato alle news, gli approfondimenti, la ricerca, sia ricerca di banche d'affari e istituti specializzati, ma anche ricerca di nostra produzione. Quindi effettivamente è un canale, secondo me, molto completo, dove è possibile appunto informarsi come un vero e proprio professionista. C'è un focus giornaliero sulla ricerca e per chi ovviamente non avesse Telegram, dato che abbiamo raggiunto la quota dei 1000 iscritti, abbiamo anche dato la possibilità di iscriversi alla newsletter e ricevere tramite newsletter a inizio giornata tutte le news della giornata precedente, in modo tale che si può rimanere aggiornati sui mercati, magari per chi, per esempio, non sta tutto il giorno, diciamo, al monitor o comunque segue un po' meno i mercati, o magari non riesce a seguirli durante la giornata sul canale Telegram e non vuole scorrersi tutti i diversi messaggi, può farlo direttamente con una mail che può leggere la mattina in treno, in autobus, in tram o in macchina, appunto, se non guidate voi. Quindi può essere un utile, diciamo, recap di quello che è successo nel giorno precedente. Facciamo il punto sui mercati, lo facciamo, diciamo, in ordine cronologico. Io sono partita dal 4 agosto perché, appunto, lo scorso webinar si era tenuto in questa data e andiamo a vedere le principali news delle ultime settimane per capire anche dove siamo. Innanzitutto il 4 agosto abbiamo visto, e qui ho riportato le news, quelle estremamente rilevanti per i mercati. Ovviamente dentro il canale Telegram Free Finance Pro trovate molte più news, approfondimenti, ricerca, quindi effettivamente per chi vuole farsi una vera e propria carrellata di quello che è successo nell'ultimo mese, è conveniente magari scorrersi tutti i messaggi su Free Finance Pro. Quindi il 4 agosto la BCE ci ha comunicato che l'inflazione core in Eurozona potrebbe aver raggiunto il picco già nella prima metà del 2023. Quindi le prospettive, diciamo, a livello di inflazione sembrano essere di un'inflazione che diminuirà nei prossimi mesi. Il mercato del lavoro negli Stati Uniti il 4 agosto, diciamo, ha mostrato forza. Questo è stato un segnale abbastanza negativo e recepito negativamente dai mercati. Infatti, i non farm payroll si erano attestati a 187.000 unità, quindi sotto le attese dei 200.000 e sotto le precedenti 185.000. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,6 al 3,5%, il salario orario medio è salito del 4,4% sopra il 4,2 stimato. Quindi questo è stato un segnale percepito di forza del mercato del lavoro che andava un po' contro la tendenza comune a pensare che il mercato del lavoro iniziasse un po' a rallentare. Poi, come vedremo, effettivamente gli ultimi dati hanno confermato in realtà questa tendenza. L'8 agosto Moody's ha abbassato il rating delle 10 banche americane. In particolare Moody's si è concentrato soprattutto sulle banche di medie e piccola dimensione. E l'aumento dei costi di finanziamento, le potenziali debolezze del capitale normativo e l'aumento dei rischi, soprattutto legati ai prestiti immobiliari commerciali, che sono molto forti su questa tipologia di banche non grandi, quindi soprattutto sulle medie.
vanno a erodere effettivamente da un lato la redditività, a erodere il capitale, e questo lo rende ovviamente, le rende molto più rischiose. E quindi ha iniziato a abbassare il rating, come vedremo anche S&P ha abbassato il rating delle banche americane. Le banche regionali americane continuano ad essere un problema, quindi anche la Fed in questo momento se ne sta occupando, quindi sta monitorando la situazione. Non è finita, diciamo, l'ondata di rischio di credito più elevato, soprattutto sulle banche medie e piccole americane. L'8 agosto abbiamo visto una giornata poi di forte volatilità, specialmente sui titoli bancari italiani, perché è stato proprio dato l'annuncio da parte del governo delle tasse sugli extra profitti delle banche italiane, di cui sicuramente, diciamo, qualsiasi investitore avrà letto, quindi non mi dilungo. A luglio poi le esportazioni cinesi sono scese del 14,5% su base annuale e le importazioni hanno segnato il meno 12,4%. Quindi da qui abbiamo iniziato a vedere una Cina meno forte di quello che si poteva pensare, diciamo da inizio agosto. Infatti il 9 agosto abbiamo visto che a luglio l'indice dei prezzi al consumo cinese ha segnato un meno 0,3%, quindi la Cina è entrata effettivamente in una situazione di deflazione anche abbastanza importante. È il primo paese del G20 dal 2021 a riportare una situazione di questo tipo. Quindi effettivamente da qui, diciamo, da questo inizio agosto è partito un po' il sell-off, se vogliamo, sulla Cina, e come vedremo, diciamo, anche diciamo nelle slide successive, gli hedge fund in questa fase stanno un po' scaricando le loro partecipazioni cinesi che avevano aumentato all'inizio dell'anno, credendo che appunto il mercato cinese fosse il mercato su cui puntare, proprio perché gli Stati Uniti sarebbero andati male. Invece è successo esattamente il contrario. Il 10 agosto Biden ha firmato un ordine esecutivo che permette al segretario del Tesoro di vietare o limitare gli investimenti statunitensi in aziende cinesi, soprattutto nel settore dei semiconduttori, informatica quantistica e anche alcuni sistemi di intelligenza artificiale. Quindi effettivamente questo ha impattato soprattutto sulle ADR cinesi. Il 10 agosto abbiamo avuto una buona notizia, almeno per tutti coloro che avevano capri in portafoglio, perché Tapestry ha annunciato di essere interessato appunto all'acquisto di capri e che avrebbe acquistato capri in un'operazione da 8,5 miliardi di dollari, con un prezzo fissato a 57 dollari per azioni, con un premio di circa il 65%. E poi diciamo il prezzo ufficiale è stato quello di 54 dollari, se non erro. L'inflazione USA scende leggermente la componente core, infatti l'inflazione USA di luglio si è attestata al 3,2% sotto il 3,3% atteso da Reuters e sopra il 3% precedente. La misurazione core è avanzata al 4,7%, leggermente inferiore alle stime del 4,8%. Una cosa secondo me abbastanza interessante è che effettivamente Mayer, che è il vicepresidente aggiunto e capo osservatore dell'inflazione della Fed di Atlanta, ci ha dato un'informazione il 14 agosto, secondo me abbastanza rilevante. Ci dice che il percorso verso il target dell'inflazione del 2% potrebbe essere più facile di quanto si direbbe. Perché? Perché circa il 18,3% dei beni che compongono il basket dell'IPC, quindi diciamo, diciamo la parte inflativa fondamentalmente, sono in un cosiddetto sweet spot, dove i prezzi salgono tra l'1 e il 3%. Quindi fondamentalmente Mayer ci dice che manca la parte fondamentalmente di discesa dei costi delle abitazioni. E se effettivamente anche i costi delle abitazioni contribuiscono in maniera positiva, effettivamente potremmo andare verso il target dell'inflazione molto più facilmente. Quindi questo, diciamo, è una cosa positiva, perché se così fosse, ovviamente la Fed potrebbe aver finito il suo percorso di rialzo dei tassi. Il 15 agosto abbiamo visto che le vendite al dettaglio cinesi si sono attestate al 2,5%, la produzione industriale al 3,7%,
sotto le attese, che in particolare tramite Refinitiv le attese erano del 4,5 e del 4,4, quindi effettivamente molto sotto le attese. Il tasso di disoccupazione delle aree urbane è passato dal 5,2 al 5,3 e la People's Bank of China ha tagliato il tasso a medio termine dal 2,65 al 2,50. Questo è un po' un percorso che vedremo, diciamo, anche tra qualche secondo, che abbiamo visto poi negli ultimi giorni, proprio perché per stimolare, diciamo, l'economia e la crescita economica, che comunque, diciamo, è stato confermato il 5% di crescita, che erano anche le aspettative molto conservative del governo cinese, effettivamente quello che si sta facendo è cercare di ridurre il costo, diciamo, del denaro per i consumatori, in modo tale che spendano di più e consumino di più. Quindi questo, come vedremo, è una delle misure che la Cina sta cercando di introdurre, soprattutto per sviluppare il settore immobiliare, che poi è quello anche più in crisi. Il 16 agosto abbiamo visto l'inflazione inglese a luglio al 6,8%, con il dato core al 6,9%, quindi comunque effettivamente rimane ancora molto alta. Il PIL della zona euro del secondo trimestre 2023 preliminare, che è allo 0,6% su base annuale, la produzione industriale USA a luglio all'1% e abbiamo anche visto i verbali dell'ultima riunione della Fed, dove c'era una certa divisione all'interno del board tra chi sosteneva che bisognasse continuare con il rialzo dei tassi e invece chi continuava effettivamente a pensare che i tassi fossero sufficientemente alti e magari era il momento di una pausa. Quindi c'era anche ovviamente chi, un paio di partecipanti, che erano favorevoli a mantenere fermi i tassi nella riunione di luglio, che invece sono aumentati di 25 punti base. Il 18 agosto abbiamo visto fondamentalmente che Evergrande, il colosso immobiliare cinese, ha presentato istanza di fallimento a Manhattan. Questo è stato, diciamo, un evento che ha impattato ovviamente la Cina e in generale gli indici cinesi e ovviamente anche le azioni cinesi. E abbiamo visto anche un focus in particolare sul mercato immobiliare americano, che è il meno accessibile degli ultimi 40 anni. Cioè, fondamentalmente, il prezzo delle case in America, che lo scorso anno, diciamo, aveva subito un rallentamento, ha recuperato praticamente quasi tutto. Ci sono pochissime case in vendita, e questo l'abbiamo visto proprio in un approfondimento qualche settimana fa, e dall'altro c'è l'aumento dei tassi che va a pesare sul tasso effettivo che si paga per prendere il mutuo, che sta andando verso l'8%, quindi un tasso effettivamente molto elevato. Questi due elementi rendono l'accesso al mercato immobiliare il più, diciamo, il meno, il mercato immobiliare è il meno accessibile dal 1984, quindi circa 40 anni di storia. Il 21 agosto abbiamo visto come la People's Bank of China tagliava il tasso di riferimento sui prestiti a un anno, portandolo dal 3,55 al 3,45, lasciando invariato il tasso a 5 anni. Diciamo, la prudenza in questo senso è dovuta alla paura di pressioni eccessive sulla valuta, fondamentalmente. Il 22 agosto abbiamo visto che l'S&P ha tagliato rating e outlook per delle banche americane, ed effettivamente, come aveva fatto Moody's, il problema è, da un lato, appunto, l'esposizione al settore immobiliare e commerciale che è sotto pressione. E dall'altro, ovviamente, la redditività effettiva del costo del denaro che viene prestato, considerando anche il livello di debito di queste banche. E quindi, fondamentalmente, diciamo, le banche regionali sono ancora sotto la lente anche da parte degli investitori. Il 22 agosto abbiamo visto una cosa abbastanza rilevante sul mondo gaming, che un minimo sta aiutando la risalita di questo settore, che è in forte ribasso, perché si è riaperta l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Fondamentalmente, l'autorità per la concorrenza e i mercati
ha aperto una nuova indagine sull'accordo dopo che Microsoft ha dichiarato di voler vendere i diritti di tutti i giochi attuali e futuri di Activision pubblicati nei prossimi 15 anni a Ubisoft. Su questa tipologia di licenza, ovviamente, non è inclusa l'Europa. Questo secondo me è uno spunto rilevante perché uno, il settore gaming potrebbe ripartire magari anche con questa acquisizione. In più, diciamo, avevamo visto anche nelle scorse puntate tutta la parte di intelligenza artificiale che rende i giochi molto meno costosi, potrebbe impattare positivamente sulla redditività di queste aziende. Quindi questo è un qualcosa da tenere a mente. Il 23 agosto, il PMI, abbiamo visto il PMI manifatturiero della Germania, dell'Eurozona e l'S&P Global PMI manifatturiero degli Stati Uniti. Il 24 agosto, vado velocissima, poi ovviamente chiunque voglia si rilegge con calma anche le slide. Il 24 agosto, secondo me, è stato un giorno abbastanza rilevante. Perché dico questo? Perché abbiamo visto la trimestrale di Nvidia. Dove la trimestrale è fondamentalmente spettacolare, direi, quindi i ricavi hanno ampiamente superato le attese. I ricavi del business data center ha segnato un fatturato record, cioè 171% in più su base annuale. EPS sopra le attese, 2,70 dollari su 2,09 dollari attesi. EBITDA sopra le attese, c'è il nuovo programma di buyback che è stato approvato qualche giorno prima, se non erro il 21 agosto, da 25 miliardi di dollari, e Nvidia inizialmente sale, se non erro era un più 6,40 circa nell'after hours, e poi fondamentalmente il mercato non era così contento, direi, dei risultati di Nvidia, effettivamente non ha premiato. Quindi con una trimestrale così forte ci saremmo aspettati sicuramente magari anche un rimbalzo più alto, ma comunque ci saremmo aspettati che avessi tenuto almeno questo più 6 e qualcosa per cento l'after hours, che invece non ha tenuto nella giornata di negoziazione. Quindi, diciamo, gli orsi hanno iniziato a dire questo è un segnale che ci fa capire che il rally del mercato potrebbe essere finito. Perché? Perché se non c'è una reazione positiva ad un dato così positivo, questo significa che chi doveva comprare fondamentalmente ha comprato, quindi quando arriverà una qualsiasi informazione negativa, quindi se non compro sull'informazione positiva, probabilmente inizierò però a vendere sull'informazione negativa. Quindi questa era un po', diciamo, se vogliamo, la storia dietro, la filosofia dietro la maggior parte degli orsi di questo periodo e come hanno letto appunto la trimestrale di Nvidia e la reazione del mercato. Il 25 agosto il dollaro è arrivato ai massimi, quindi tutti effettivamente gli istituzionali che si sono iniziati a posizionare short sul dollaro probabilmente in questa fase iniziano a soffrire proprio perché il dollaro continua ad essere forte. Abbiamo trattato di un tema che secondo me è molto rilevante perché è un tema, e ne abbiamo parlato il 25 agosto in un articolo che appunto vedete sulla destra, aspettando Jackson Hole, cos'è il tasso neutrale, perché è importante oggi. Abbiamo trattato un tema che interessa tantissimo ai gestori obbligazionari. E la domanda fondamentalmente che rimane aperta è dov'è il tasso neutrale, cioè il tasso al quale l'economia, diciamo, non stimola l'inflazione né la deflazione. Quindi un tasso in cui, diciamo, stiamo bene e quindi va bene anche alla Fed fondamentalmente. L'idea qui è che la maggior parte dei gestori obbligazionari si sta facendo questa domanda perché crede che il tasso neutrale possa essere più alto di quello storicamente accettato, che è il 2,5%. Ora, il tasso neutrale è una misura che è difficile da osservare. E che anche Powell fondamentalmente ci ha detto non abbiamo idea di dove sia, quindi tendenzialmente anche in questo caso non c'è effettivamente stato un vero e proprio riscontro, però è importante capire dov'è il tasso neutrale perché la Fed tenderà a quel tasso, quindi se quel tasso effettivamente è più alto si fa un certo tipo di ragionamento sul mercato obbligazionario, se invece quel tasso è un po' più basso, si può fare un altro tipo di ragionamento. Quindi
È diciamo un articolo da leggere, secondo me, con calma, su cui ragionare, proprio perché è un qualcosa di cui oggi non si parla, o almeno si parla, sulla ricerca per investitori istituzionali, e quindi può essere utile come spunto per chi opera, specialmente sull'ambito obbligazionario o comunque ha posizioni con un rischio di credito, oltre che rischio di mercato. Per quanto riguarda Jackson Hole, abbiamo visto fondamentalmente un Powell che no, non ci ha dato grossissimi spunti, quindi ognuno la poteva leggere, diciamo, come lo voleva, direi. Da un lato c'è stato, vediamolo appunto, per punti, ci ha detto che fondamentalmente l'inflazione è ancora troppo alta, che il target di inflazione è invariato al 2%. Ci ha detto che i tassi di interesse reali sono positivi e sopra le stime del tasso di policy neutrale, e che l'orientamento dell'attuale politica è comunque restrittivo ed esercita una pressione al ribasso sull'attività economica, sull'assunzione e sull'inflazione, ma fondamentalmente non si è espresso sul tasso neutrale. Ha detto che non possiamo identificare con certezza il tasso di interesse neutrale e c'è sempre incertezza sul livello preciso di restrizione della politica monetaria. Questa è una non risposta, quindi se effettivamente qui ci avesse dato una risposta ci saremmo fatti un'idea molto più precisa, del percorso che avrebbe potuto fare, la Fed nei prossimi mesi e anche come investire in obbligazioni. Il mercato del lavoro, è da monitorare perché, come abbiamo visto, avevamo avuto dei dati, contrastanti di una leggera ripresa di forza del mercato del lavoro. Sui futuri rialzi ci ha detto che il processo di rialzo dei tassi ha ancora molta strada da fare, anche con le letture recenti più favorevoli, e comunque procederanno sempre, praticamente riunione per riunione, analizzando i dati. Quindi questo è un po' il leitmotiv di tutto l'anno, di tutti i discorsi di Powell. Il 28 agosto abbiamo visto che la Cina ha annunciato delle misure di sostegno ai mercati, in particolare hanno tagliato la tassa sulle transazioni azionarie dallo 0,1% allo 0,05%. E una cosa anche interessante è che il 29 agosto, cioè l'altro ieri, abbiamo visto i dati degli JOLTS, quindi Job Openings and Labor Turnover Survey, che non sono di per sé dei dati estremamente rilevanti. Spesso alcuni economisti, diciamo, mettono un po' in dubbio l'affidabilità di questi dati perché il tasso di risposta non è altissimo. Però questi dati in realtà sono stati positivi, cioè la domanda di lavoro effettivamente si sta raffreddando. Il numero di posizioni disponibili è sceso da 8,83 milioni a 8,83 milioni dai 9,17 milioni di giugno. Quindi effettivamente abbiamo il sesto calo negli ultimi 7 mesi, un tasso di abbandono effettivamente basso del 2,3%, il più basso dall'inizio del 2021, quindi gli americani sono meno fiduciosi della loro capacità di trovare lavoro nell'attuale contesto di mercato, i licenziamenti sono rimasti invariati, quindi siamo ancora nella fase in cui effettivamente le aziende iniziano a licenziare, quindi tendenzialmente questa era una notizia positiva, e diciamo, effettivamente nell'ultimo periodo, almeno quello che abbiamo è che una bad news per l'economia viene letta come una good news per i mercati. Quindi i mercati salgono quando abbiamo delle bad news sull'economia. Il 30 agosto, cioè ieri, abbiamo visto due punti importanti sicuramente. Il primo è Grayscale che vince sulla SEC. Praticamente un tribunale statunitense ha aperto la strada, alla conversione di Grayscale in un fondo negoziato in borsa, quindi ha annullato la decisione della SEC di bloccare la proposta di trasformare il fondo in un ETF su Bitcoin Spot. La SEC ovviamente si può ancora appellare alla sentenza. Ma è stata una sentenza abbastanza, diciamo, importante proprio anche per i termini che sono stati usati. Quindi, la SEC è apparsa, come appare a molti, investitori e analisti in questa fase, diciamo, non proprio equa, nel bloccare alcune decisioni, in particolare, in questo caso la decisione, la proposta di trasformare il fondo in ETF su Bitcoin Spot. Quindi tendenzialmente questo può essere un primo passo,
verso un ETF sul Bitcoin spot quotato negli Stati Uniti, che ovviamente ha dato slancio sia al Bitcoin che a Coinbase, che nella giornata di negoziazione è salita del 14,60, se non erro, in un unico giorno, quindi comunque un bel rialzo. Abbiamo visto anche una disamina sul fatto che il taglio di interessi sui mutui, che diciamo è praticamente annunciato, anche se manca effettivamente l'annuncio della Cina, se questo potrebbe dare slancio effettivamente al settore immobiliare. Perché? Perché la misura che si attendono diversi economisti è che vengano tagliati i tassi di interesse sui mutui e sui depositi. Sui mutui, ovviamente, questa è una cosa richiesta dal governo per dare slancio all'acquisto, ovviamente, degli appartamenti, quindi delle case. Dovrebbero riguardare i mutui per la prima casa, quindi non ovviamente tutti i mutui. Questo dovrebbe, diciamo, dare un minimo di slancio all'economia. Si pensa, secondo Bloomberg, che possa rilanciare il PIL di 0,1-0,2 punti percentuali. Fondamentalmente questo allentamento equivale a un taglio del tasso di interesse di 5-10 punti base. Le banche, ovviamente, dall'altro lato devono diminuire anche i tassi sui depositi esistenti perché devono mantenere la loro redditività. Quindi tendenzialmente questa è la misura che si prevede. Una cosa che ovviamente si chiedono gli economisti, ma anche gli analisti, è se effettivamente diciamo, le persone che utilizzeranno questo taglio dei tassi di interesse, magari per acquistare una nuova casa, utilizzeranno poi quei soldi per rilanciare l'economia, quindi per consumare di più, o se invece risparmieranno, come sembra sia la tendenza attuale. Quindi se dovessero risparmiare, ovviamente l'impatto sul PIL sarebbe ancora minore. Quindi questo, diciamo, sono due elementi da considerare. Oggi abbiamo visto che i prezzi alle importazioni segnano il calo più grande dal 1987. L'indice dei prezzi alle importazioni tedesco di luglio è al meno 13,2 sotto il meno 13,1 di Reuters e il meno 11,4 di giugno. È il calo più marcato dal gennaio del 1987. Tra l'altro, una cosa abbastanza interessante è il rapporto sull'occupazione ADP, che ha visto ad agosto un aumento di 177.000 unità sotto le 195.000 attese da Reuters e le 312.000 precedenti. Quindi effettivamente abbiamo visto un rallentamento nella crescita delle retribuzioni. Quindi questo è un ulteriore dato oltre agli OLS che effettivamente va contro un effettivo mercato del lavoro forte. Quindi vedremo effettivamente nei prossimi giorni se è così, e questo ovviamente supporterebbe la tesi di uno stop al taglio, al rialzo dei tassi, che per ora è anche la soluzione più condivisa. Quindi, come dicevo, il nuovo approccio dei mercati è bad news is good news. Quindi quando vediamo la news economica negativa, tendenzialmente viene percepita come good news sui mercati. Questo, diciamo, per il momento. Andiamo a vedere la survey dei gestori patrimoniali di agosto. In particolare, partiamo, diciamo, da dove stanno investendo i soldi fondamentalmente i gestori. In particolare, l'allocazione sul settore tech continua a crescere. Abbiamo un 19% overweight, più 11 punti percentuali rispetto al mese precedente. Siamo al più alto overweight da dicembre del 2021. Tra le trade più popolari, infatti, troviamo long big tech al 60%, short azioni cinesi al 14%, long azioni giapponesi 6%, short USD al 5%, long T-bills al 4% e long investment grade bonds al 3%. Abbastanza interessante notare che tra le trade più popolari effettivamente troviamo la parte obbligazionaria in questa fase. Il 45% di gestori infatti pensa che l'economia si indebolirà nei prossimi 12 mesi ed è in aumento significativo rispetto a luglio, dove il 60% ritenevano che l'economia si sarebbe indebolita. Quindi effettivamente
il sentiment è un po' più positivo, abbiamo meno gestori che si aspettano un indebolimento dell'economia, il 42% degli investitori non si aspetta una recessione nei prossimi 12 mesi, questa è la percentuale più alta da giugno del 2022. Tra l'altro, il 31% di questi non si aspetta neanche una recessione nei prossimi 12 mesi, mentre il 24% se l'aspetta nel primo trimestre del 2024, il 13% nell'ultimo trimestre di quest'anno, l'11% nel secondo trimestre dell'anno prossimo. Quindi effettivamente i gestori iniziano ad avere una view un po' più positiva sui mercati. Attenzione perché la survey di questo mese è una survey un po' particolare, quindi alla fine poi facciamo alcuni ragionamenti, però va letta secondo me diciamo un po' con gli occhiali un po' più spessi questa volta secondo me, perché effettivamente ci va a dire un qualcosa che poi non del tutto si riflette nei flussi che vediamo dei mercati. Quindi diciamo questa positività si è riflessa in parte, diciamo, anche in un aumento degli acquisti delle azioni, ma dall'altro lato, soprattutto nelle ultime settimane, sembra che effettivamente non si sia mantenuta questa view. Quindi è come se quella view, diciamo, fosse diciamo, stata applicabile per forse qualche giorno o qualche settimana, ma magari non è applicabile oggi, quindi attenzione a leggerla, diciamo, troppo positivamente. I gestori continuano a pensare che l'inflazione rallenterà nei prossimi 12 mesi, l'81% in particolare, continuano ad avere una view positiva sui tassi a lungo termine. Solo il 10% degli investitori, dove il mese scorso erano 15%, 19% era il record di aprile, si aspetta che i rendimenti obbligazionari scenderanno. Il consenso è ai massimi degli ultimi 20 anni, quindi effettivamente sui tassi a lungo termine c'è un consenso positivo, però come vedremo, tra l'altro, la maggior parte di loro investe diciamo sul breve termine, quindi anche questi diciamo sono tutti elementi da considerare, però appunto con un minimo diciamo di sale in zucca, ecco. I rischi di coda del portafoglio rimangono gli stessi, quindi alta inflazione che mantiene le banche centrali aggressive 45%, rischio geopolitico 14% in diminuzione rispetto allo scorso mese, credit crunch bancario e recessione globale 14%, anche qui in discesa rispetto allo scorso mese. Diciamo qui la discesa è un pochino più forte proprio perché è migliorata la view sull'economia. Evento di credito sistemico 12%, invece in questo caso è un po' più alto perché abbiamo visto da un lato, diciamo, nelle ultime settimane c'è stato questo peggioramento nella view sia sugli Stati Uniti, ma in generale, per esempio, anche sulle banche americane regionali e in generale un po' su tutto il mondo di credito, dopo anche il fallimento di Evergrande, quindi tendenzialmente diciamo, la parte di evento di credito sistemico diventa sempre più probabile, per questo probabilmente c'è anche un po' più consenso sul rischio di coda. La bolla AI tech al 10%, in leggera diminuzione rispetto a luglio. I gestori ad agosto, in particolare i dati qui sono raccolti fino al 10 agosto, hanno mostrato in generale un sentiment meno negativo e meno bearish da febbraio del 2022 e la liquidità effettivamente si è ridotta sensibilmente, passando dal 5,3 al 4,8%. In genere, qui è rilevante dirlo, cioè in genere quando abbiamo una liquidità diciamo superiore al 5%, fondamentalmente gli investitori diciamo sono in modalità difensiva, quindi quello è un momento in cui si compra, tra virgolette, in modo tranquillo perché se sono tutti in difesa nel lungo periodo si possono avere dei guadagni. Mentre accade il contrario, cioè quando siamo sotto il 4% significa che la maggior parte degli investitori sono investiti e quella è una fase in cui ci sono meno opportunità sul mercato. Quindi, diciamo, per ora siamo al 4,8%, quindi la finestra di opportunità è ancora buona.
se diciamo la liquidità inizia a scendere sensibilmente, ricordiamoci che quello non significa che è un momento in cui entrare, ma quello probabilmente è il momento in cui fare de-risking. Gli investitori hanno ridotto la loro liquidità perché effettivamente hanno investito in azioni. L'allocazione azionaria è cresciuta di 13 punti percentuali, è il maggiore incremento da novembre del 2022, all'11% di underweight, quindi comunque rimane, diciamo, negativa l'esposizione. È la meno underweight però da aprile del 2022. L'allocazione dei gestori si sta avvicinando a quella degli individui, che in realtà corrisponde a un 67% del totale del portafoglio, quindi effettivamente abbastanza elevata, ed è la più alta allocazione da maggio del 2022. I gestori hanno iniziato a capitolare sul real estate, che è tornato al livello di allocazione di portafoglio del dicembre del 2008. Quindi questo è un momento in cui gli investitori sono praticamente usciti dal settore real estate. Sono tornati invece gli acquisti sulle commodities, l'allocazione è cresciuta di 8 punti percentuali e in realtà è una copertura delle posizioni short perché al netto l'esposizione è dell'1% underweight. Nell'ultimo mese gli investitori hanno aumentato l'esposizione su azioni, emerging markets, tech, Giappone, energia, banche, materie prime e anche healthcare. A livello complessivo gli investitori sono sovraesposti su le azioni degli emerging markets, healthcare, investimenti alternativi, liquidità, tecnologia, staples, bond ed energia. Io ricordo che in genere, questa è una cosa che forse non ho mai ricordato, ma è rilevante, in genere i certificati li troviamo negli investimenti alternativi. Quindi, diciamo, specialmente in questa fase, gli investitori istituzionali stanno anche acquistando alcune tipologie di certificati, come per esempio CLN, il capitale protetto, quindi all'interno, diciamo, degli alternative investment, e questa è una categorizzazione che non è secondo me molto corretta, troviamo anche i prodotti strutturati. Gli investitori sono molto underweight invece sul real estate e sulle utilities. E, se andiamo a vedere, diciamo, nella survey, quando Bank of America gli chiede stai prendendo più o meno rischio del normale, il 32% degli investitori sta prendendo meno rischio del normale, tuttavia questo è andato in discesa, quindi effettivamente tendono ad essere leggermente più aggressivi in questa fase. E in particolare questo lo vediamo anche da un'altra risposta, quella in cui Bank of America gli chiede: secondo te le stock di alta qualità batteranno quelle di bassa qualità, quelle ad alto dividendo batteranno quelle a basso dividendo? Le high grade, gli high grade bond batteranno gli high yield e così via. Ed effettivamente le small cap stanno catturando un po' più di attenzione, più 11%, più 11 punti percentuali. Gli high yield rispetto agli high grade, più 10 punti percentuali. L'high vol rispetto al low vol, più 5 punti percentuali. Ovviamente, però, chi non sta catturando in realtà l'attenzione degli investitori sono le low quality, quindi in questa fase il 72% degli investitori continua a pensare che le high quality batteranno le low quality, e questo è un dato in crescita anche rispetto al mese scorso. E, per quanto riguarda quello che i gestori pensano che le azioni dovrebbero fare con il loro free cash flow, il 44% dei gestori pensa che le aziende dovrebbero migliorare i loro bilanci con il free cash flow. Solo il 17% punta sui dividendi, quindi rispetto, diciamo, ai mesi scorsi in cui avevano detto aumentate i dividendi, in questo caso fondamentalmente gli stanno dicendo attenzione perché ci stiamo avvicinando a una fase di mercato complessa, quindi iniziate a migliorare i vostri bilanci. Diciamo, quello che ho iniziato ad anticipare nella fase iniziale in cui abbiamo visto questo tipo di ricerca è che effettivamente alcuni dati non tornano granché. Ossia, effettivamente quello che vediamo anche da un'altra ricerca di Bank of America è che gli hedge fund rispetto all'inizio anno hanno incrementato sensibilmente alcuni settori, tra cui materiali, finanze, utilities, healthcare. E il segmento real estate
al maggiore short interest quest'anno, quindi questo effettivamente è un dato che torna. Però nei sondaggi i gestori sono ribassisti sulle utilities, eppure hanno forti partecipazioni e c'è un overweight netto del 20%, che è quasi un record storico. Lo stesso vale per le banche, dove i gestori dicono siamo neutrali sul settore bancario, ma in realtà hanno un'esposizione ampiamente sotto la media. E anche l'esposizione azionaria ai titoli ciclici rimane sotto la media, nonostante sembrerebbe che effettivamente vogliano inserire un po' più rischio all'interno del loro portafoglio. Quindi Bank of America ha tratto delle conclusioni, quindi dopo i sondaggi sia di Bank of America che di Goldman Sachs, dopo aver visto i flussi, fondamentalmente ci ha detto alcuni dati non tornano, quindi qualcuno, diciamo, non ci sta dando effettivamente la sua corretta view, però ci ha dato anche un output, cioè ci ha detto effettivamente questo è un momento in cui essere difensivi o no. E secondo Bank of America non è ancora il momento di giocare in difesa, cioè di sovrappesare i titoli difensivi rispetto ai ciclici. Ci dice piuttosto è meglio aspettare o il fatto che appunto parecchi investitori istituzionali iniziano a sovrappesare i titoli ciclici. Allora a quel punto potrebbe aver senso iniziare una fase di de-risking e andare sui titoli difensivi. Oppure aspettare dei dati macro in forte deterioramento. Fino ad allora potrebbe aver senso sovrappesare i ciclici. Quindi Bank of America, e questo l'ha fatto in più ricerche, in questa fase vede i ciclici sovraperformare rispetto ai difensivi e dice che questa probabilmente non è una sovraperformance che si stopperà nel breve, a meno che appunto non vediamo una di queste due condizioni. Vediamo alcuni grafici interessanti, in particolare i primi Bank of America, che secondo me possono essere utili un po' a farci un'idea di quello che sta succedendo sui mercati e diciamo anche su diverse asset class, su diversi settori. In particolare nell'ultima settimana, se andiamo ad analizzare i flussi, c'è stato un forte inflow sui treasury. Si tratta di 28 settimane di influssi, che è un record dal 2010. Quindi effettivamente il settore obbligazionario sta catturando diciamo dei flussi anche abbastanza importanti. E lo vediamo diciamo nel grafico di destra. Nel primo grafico invece vediamo come gli investitori hanno venduto il debito emerging markets. È la settimana di outflow più grande dal fallimento di Silicon Valley Bank, quindi anche qui vediamo come la passione per i mercati emergenti si stia un po' spegnendo nel tempo, nonostante quello che effettivamente dichiarano in alcuni dei sondaggi gli investitori istituzionali. Gli investitori hanno acquistato tech, nell'ultima settimana si è registrato il più alto influsso delle ultime 10 settimane, 2,3 billion di dollari. Quindi effettivamente, come vediamo, ovviamente no, diciamo, cioè, abbiamo avuto anche dei rialzi effettivamente importanti nell'ultimo anno, però nelle ultime 10 settimane l'influsso effettivamente è stato alto anche nell'ultima settimana. Potrebbe trattarsi diciamo di coperture magari di posizioni short o altro, però effettivamente l'influsso è positivo. Una cosa di cui abbiamo accennato proprio all'inizio del webinar è il fatto che è difficilmente accessibile il mercato immobiliare statunitense e che questo rende i prezzi delle case alti e impedisce fondamentalmente all'inflazione di scendere velocemente. In particolare, diciamo, qui Bank of America ci fa notare che le richieste di mutuo per l'acquisto di casa negli Stati Uniti sono scese ai minimi del 1995, quindi effettivamente un numero abbastanza rilevante. I tassi a 30 anni sono in media pari al 7,3% ai massimi dal 2000. Ovviamente il tasso poi dipende anche dalla capacità, dal credito fondamentalmente, dal credit scoring di chi lo richiede. Quindi, diciamo, in diverse ricerche emerge dove i tassi siano anche superiori all'8% per chi effettivamente ha un credit score più basso. Però una cosa da notare è che al momento circa il 60% di chi ha acquistato casa con il mutuo paga un tasso inferiore al 4%, solo il 9% paga un tasso superiore al 6%. Quindi realmente diciamo, gli americani in particolare per l'acquisto della loro abitazione hanno diciamo, aperto i mutui durante la fase dei tassi bassi.
e per fortuna a tasso fisso. Infatti, l'85% degli americani ha un mutuo a tasso fisso. Dov'è effettivamente il problema? Cioè, i tassi alti, se non pesano tantissimo, diciamo, su chi sta pagando il mutuo, dove gli pesano gli americani, soprattutto sulle carte di credito. Quindi, a differenza, diciamo, di noi europei che tendiamo a utilizzare correttamente le carte di credito, gli americani tendono a fare dei debiti sulle carte di credito anche molto elevati. E sulle carte di credito i tassi sono altissimi e ci sono, come abbiamo visto anche dalle ultime trimestrali, ci sono dei tassi di default molto più alti rispetto al passato. Quindi tendenzialmente questo potrebbe essere, diciamo, un problema nel medio-lungo periodo, e ovviamente andando a deteriorare sempre di più il capitale disponibile per le spese e per i consumi degli Stati Uniti. Questo ovviamente potrebbe portare più facilmente a recessione gli Stati Uniti d'America. Goldman Sachs invece ci fa vedere alcune cose secondo me interessanti. Innanzitutto conferma quello che abbiamo visto nella ricerca di Bank of America, che ci diceva che effettivamente la liquidità, diciamo il livello di liquidità dei portafogli dei gestori è sceso perché hanno comprato azioni. Anche Goldman ci dice la stessa identica cosa, quindi sia hedge fund che mutual fund hanno aumentato le loro esposizioni azionarie. Un'altra cosa abbastanza interessante è che gli hedge fund si stanno iniziando a posizionare per un'eventuale correzione dei mercati e nelle ultime settimane hanno iniziato a shortare attivamente ETF e i flussi sono molto simili a quelli visti a fine del 2022, come vediamo nell'immagine di destra. Inoltre, sempre da una ricerca di Goldman, vediamo come gli hedge fund hanno sovrappesato livelli record delle mega tech, ma in realtà il loro peso rimane inferiore al peso che queste azioni hanno, per esempio, nel Russell 3000. Quindi è vero che c'è un overweight, però l'overweight non è così alto. E questa era un po' una cosa, secondo me, interessante che emergeva appunto da questa ricerca di Goldman. E ci dice anche Goldman che all'inizio del secondo trimestre del 2023 gli hedge fund avevano in media circa l'11% del portafoglio investito nei cosiddetti magnifici 7, cioè Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. I magnifici 7, tranne Tesla, erano anche nella lista VIP degli hedge fund, quindi in tutte quelle partecipazioni che sono più popolari tra la maggior parte degli hedge fund. E per quanto riguarda la Cina, secondo me appunto era abbastanza interessante vedere questo elemento che negli ultimi mesi, quindi questa era una ricerca che arriva fino, diciamo, analizza tutti i flussi fino a giugno di quest'anno, ci diceva che negli ultimi mesi, nonostante la debolezza del mercato cinese, gli hedge fund hanno continuato a puntare sulla Cina, sulle ADR cinesi in particolare. E in particolare proprio su Alibaba, che è appunto anche nella lista VIP degli hedge fund. Tuttavia, nelle ultime settimane, Goldman, sul suo Prime Book, fa vedere come ci siano dei flussi short record sulla Cina, che è un record fondamentalmente degli ultimi 10 anni. Quindi i flussi short, come vediamo qui, da questa fortissima linea, lunga, molto, diciamo, elevati. Secondo Goldman, questo trend short è destinato a finire nel breve, perché effettivamente la domanda dovrebbe ripartire dai fondi long only. Quindi Goldman ci ha detto: attenzione a andare short sulla Cina oggi, perché potrebbe essere un'opportunità long, perché in questa fase, diciamo, potrebbero ripartire i flussi da parte dei fondi long only, quindi non dalla parte degli hedge fund, ma dalla parte dei mutual fund, in particolare dai long only. Secondo me è un certificato abbastanza interessante che io sto guardando negli ultimi giorni, quindi non ho ancora deciso se comprarlo e quando comprarlo. È questo certificato su Bank of America, Alibaba, UniCredit, Eni, perché è interessante? Perché fondamentalmente qui abbiamo UniCredit che tra l'altro è quello con la barriera direi peggiore, secondo me. La barriera qui sono al 55%, UniCredit è salita tantissimo, quindi ovviamente lo strike è alto, mentre le barriere di Bank of America, Alibaba e Eni sono delle ottime barriere a mio parere, specialmente su Alibaba.
diciamo, con il pre-market di oggi più o meno il worst off dovrebbe essere Alibaba, paga un 1,42 al mese, quindi circa un 17% annualizzato. Il premio è domani, quindi oggi il prezzo di acquisto era circa sui 99, magari si compra anche un po' più basso, diciamo, nella seconda parte della giornata. Questo secondo me poteva essere un certificato interessante, ha l'autocall discendente fino all'82%, scade a giugno del 2025. Potrebbe essere interessante, diciamo, per iniziare l'acquisto magari di Alibaba, che è proprio una di quelle azioni, diciamo, che potrebbero essere più interessanti e che potrebbero salire nel prossimo periodo, dato che nell'ultimo periodo, secondo me, Alibaba è scesa un po' troppo rispetto alle sue potenzialità. Quindi questo era un certificato secondo me interessante. Io ho fatto una ricerca su tutti i certificati su Alibaba, c'era un altro certificato sempre su Alibaba, sempre premio mensile, dove però il worst off effettivamente lì era Estée Lauder, anche lì un bel livello di premio sotto la pari, però secondo me questo tra tutti poteva essere un po' il più interessante. Vediamo una cosa, diciamo, un argomento direi che può interessare parecchie persone, ossia come investire oggi nelle obbligazioni in generale e magari che cosa preferire oggi nel mondo obbligazionario, proprio perché diciamo, siamo in una fase di mercato in cui vediamo che la Fed si sta avvicinando alla fine del rialzo dei tassi. Ma abbiamo diverse incertezze, quindi non sappiamo per quanto tempo i tassi saranno alti, quando avverrà il primo taglio dei tassi, perché magari non avverrà l'anno prossimo, magari avverrà molto più lontano, se l'economia effettivamente reggerà e chi ha investito, diciamo, ampiamente in obbligazioni nell'ultimo periodo non, diciamo, non ha performato benissimo. Quindi tendenzialmente non si tratta di un investimento così facile da fare, secondo me, in questa fase. Però si tratta di un investimento interessante. Perché? Perché siamo in una fase di mercato dove i rendimenti delle obbligazioni sono altissimi. Perché? Perché abbiamo la Fed che ha dei tassi, diciamo, nell'intervallo di 5,25 e 5,50. Il prossimo meeting è il 19-20 settembre, dove appunto la Fed deciderà se aumentare o meno i tassi. Per ora la probabilità all'88,5% è che i tassi rimangano invariati. BCE ha il tasso sui depositi al 3,75%, il tasso di rifinanziamento marginale al 4,25% e il tasso di rifinanziamento principale al 4%. Io ho fatto un piccolo box perché, non sapendo se tutti conoscessero, diciamo, anche questa tipologia di tassi, magari poteva essere utile. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale, cioè quello che oggi è il 4%, che okay, è il main refinancing operation. È il tasso al quale le banche possono prendere il prestito in denaro dalla banca centrale per la durata di una settimana. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, che è quello che abbiamo al 4,25%, il Marginal Lending Facility, è il tasso al quale le banche possono prendere in prestito il denaro dalla banca centrale a fronte di garanzie per un periodo di un giorno, quindi overnight. Questo tasso è sempre più alto rispetto al tasso di rifinanziamento principale e stabilisce generalmente appunto un limite massimo per i tassi del mercato monetario, quindi appunto questo 4,25. Il tasso sui depositi, che è il deposit facility rate, che è al 3,75 oggi, è il tasso di interesse al quale le banche possono effettuare depositi overnight presso la banca centrale ed è appunto inferiore al tasso di rifinanziamento principale, che è appunto il 4%. Questo per dare un overview, perché diciamo, magari per chi non era e non segue, diciamo, benissimo le banche centrali, poteva essere utile. Prossimo meeting della BCE è il 14 settembre, quindi prima della Fed. Ora, su il canale Telegram di Finance Pro, tutte le settimane mandiamo una dashboard dei titoli di Stato, quindi andiamo a vedere qual è il rendimento attuale e anche come è cambiato rispetto alle scorse settimane. Molto interessante, diciamo, dare un overview di dove siamo oggi con le obbligazioni. Quindi, per chi, per esempio, ama investire in obbligazioni o magari ha delle posizioni obbligazionarie che tiene, diciamo, senza guardare, questa può essere una tabella che ci dà un attimo un'idea, di dove siamo. Io qui, ho messo due cose, fondamentalmente, il BTP e i Treasury USA. Perché ho messo questi due? Perché probabilmente sono quelli più interessanti
diciamo per un investitore italiano. Ovviamente il BTP italiano, diciamo per un investitore italiano, è l'investimento principe. Il Treasury US, secondo me, è molto interessante in questa fase proprio perché i tassi Fed sono elevati e il rendimento anche è elevato. Quindi, come vediamo, e qui lo notiamo, diciamo, immediatamente. Il Treasury USA a 2 anni rende il 4,882%, questi sono i dati diciamo, aggiornati ieri sera, quello a 10 anni rende meno. Quindi capiamo subito che siamo, diciamo, in una fase di curva invertita. Adesso vediamo che cosa significa. C'è un ragionamento da fare sul fatto che oggi noi, diciamo, per chi è un po' più giovane, ovviamente ci siamo abituati, siamo stati abituati per tantissimo tempo a dei tassi bassi, quindi vedere oggi dei tassi alti ci invoglia a comprare obbligazioni. Ma per chi effettivamente ha un po' più anni, avere dei tassi, diciamo, ad un livello effettivamente elevato non è una cosa nuova. Quindi effettivamente avere avuto quella fase di tassi bassi potrebbe essere quello un momento strano della storia e potrebbe non essere un momento strano della storia quello di oggi. Questo per dire che i tassi potrebbero essere alti più a lungo di quanto noi ci immaginiamo. Quindi, dato che siamo stati più recentemente abituati a tassi bassi, attenzione a non avere il bias di pensare i tassi devono ritornare bassi, perché quella è una fase, diciamo, di mercato effettivamente un po' particolare. E, infatti, una cosa, diciamo, che notiamo da questo grafico Bloomberg, che secondo me era davvero interessante, in particolare qui diciamo, il rendimento è dei tassi decennali, è il tasso dell'obbligazione decennale americana, sembra quasi uno scioglilingua, erano effettivamente prima del 2000 più alti in termini reali rispetto ad oggi. Quindi oggi vedere questo tasso sì, è bello e ci sta bene, ma la domanda è: potrebbe diventare più alto, perché se diventa più alto non sto comprando nel momento giusto, e quindi magari quando faccio un acquisto obbligazionario che potrebbe essere più importante, devo cercare magari un minimo anche di capire qual è il momento in cui entrare. Perché oggi può aver senso iniziare ad investire in obbligazioni, e io non dico diciamo mettere tutto in obbligazioni oggi, perché oggi è il momento migliore del mondo per investire in obbligazioni. Ma magari oggi può aver senso, diciamo, deviare una parte di portafoglio che magari abbiamo con un rischio un po' più alto a rischio più basso, per esempio nelle obbligazioni, o comunque iniziare a costituire un portafoglio obbligazionario che nei prossimi anni, diciamo, potrebbe performare molto bene, o che magari anche nel breve, banalmente, ci aiuta a gestire la liquidità. Perché ha senso farlo? Perché i tassi nominali e reali sono i massimi storici, quindi ovviamente ha senso approfittarne. Le obbligazioni possono aiutare a fare de-risking di portafogli in un momento di mercato incerto come quello attuale, perché dall'altro lato l'economia USA sta perdendo forza, l'inflazione sta diminuendo, quindi è logico aspettarsi che la Fed abbia praticamente concluso il ciclo di rialzo dei tassi e sia pronta a fermarsi. In tal caso i rendimenti obbligazionari dovranno abbassarsi e i prezzi delle obbligazioni cresceranno. Questo, diciamo, è un classico, diciamo, il comprare sul last hike, si dice, no? Quindi comprare nell'ultimo momento in cui c'è il rialzo dei tassi, che non sappiamo quando sarà, quindi se c'è già stato o ci sarà in futuro. E perché è importante, diciamo, non comprare quando inizia il taglio? Perché effettivamente i mercati obbligazionari in particolare, che tendono ad essere mercati molto liquidi e quindi anche molto efficienti, tendono ad anticipare molto prima il taglio dei tassi. Per questo oggi abbiamo una curva cosiddetta invertita, perché si anticipa già che in futuro questi tassi non saranno così alti. Quindi sulle diverse scadenze si anticipa già che probabilmente già dall'anno prossimo ci saranno dei tagli di tassi. Questo non è detto che sia vero, questo è, diciamo, come oggi prezza l'obbligazione. Investire troppo tardi, cioè investire quando saranno tagliati i tassi, significa perdersi diciamo, quell'effettivo rendimento che avremmo potuto fare investendo prima. Quindi quello che oggi è interessante ce lo perderemo se aspettiamo, diciamo, il taglio dei tassi.
Quindi ha senso anticipare nel caso delle obbligazioni. Come dicevamo, la curva dei rendimenti è al momento invertita. Che cosa significa curva invertita? Significa che i rendimenti delle obbligazioni a breve sono superiori rispetto ai rendimenti delle obbligazioni a lungo termine, della stessa qualità creditizia. Quindi fondamentalmente abbiamo una differenza positiva tra i tassi a breve e i tassi a lungo. In genere non è così, in genere la curva non è invertita, quindi effettivamente in genere nel breve ho dei tassi più bassi rispetto a tassi a lungo. Perché si ha una curva invertita? Perché appunto si stima che i tassi non rimarranno così alti così a lungo. In genere la curva invertita è un indicatore affidabile di recessione, cioè in genere quando si ha appunto l'inversione della curva si inizia a partire, tra virgolette, con un orologio che dice tra poco arriverà la recessione. Infatti, in un report del 2018 della Fed di San Francisco, si era evidenziato che l'inversione della curva è avvenuta da 6 a 24 mesi prima di ogni recessione dal 1955, con un solo falso segnale. Quindi, tendenzialmente, diciamo, se la recessione non è, diciamo, del tutto certa, però questo è un indicatore chiaro generalmente di recessione. E ovviamente la recessione non si verificherà immediatamente, si può verificare anche 1 o 2 anni dopo il rate flip, però una recessione che cosa significherebbe per noi compratori di obbligazioni? Significherebbe che la Fed a quel punto non inizia, diciamo, non continua con il rialzo dei tassi. Quindi effettivamente, diciamo, abbiamo quasi un trade-off abbastanza rilevante. Quindi in questa fase ancora obbligazioni e azioni tendono ad andare, diciamo, un po' nella stessa direzione, tendono ad essere ancora correlate, quindi non hanno più le obbligazioni quell'effetto diversificatore che avevano fino a qualche anno fa, però potrebbero iniziare ad averlo nel momento in cui l'economia inizia a peggiorare. Perché? Perché ovviamente più l'economia peggiora, più quella è una buona notizia per le obbligazioni, perché la Fed significa che la Fed non aumenterà i tassi e quindi a quel punto i rendimenti obbligazionari devono per definizione scendere e i prezzi delle obbligazioni salire, perché prezzi e rendimenti sono sempre inversamente correlati sulle obbligazioni. Quindi se mi sale il rendimento, mi scende il prezzo, se mi sale il prezzo, mi scende il rendimento, quindi è chiaro, diciamo, la relazione. Ora la domanda è che cosa devo comprare? Quindi è chiaro che quando arriviamo, diciamo, in una fase del genere dove abbiamo tante variabili, quindi inflazione, recessione, mercato del lavoro, anche, diciamo, una probabilità anche piuttosto elevata che si possa verificare un evento di credito. Quindi, diciamo, non è proprio facile, perché anche in una fase di recessione, banalmente, in una fase, diciamo, dove c'è più rischio di credito, andare a comprare delle obbligazioni significa anche esporsi ad eventuali default di quell'emittente. Quindi, diciamo, siamo in un contesto dove non è facile operare sull'obbligazionario. In particolare, la domanda che ci dobbiamo fare è se andare su scadenze lunghe o corte. Quindi ci sono, come sempre, pro e contro di tutte le decisioni. Quindi andiamo a vedere i pro e contro. Io qui, diciamo, in questo discorso lo faccio veramente in modo semplice, quindi vado proprio di dritta al punto e spero, diciamo, che sia chiaro per tutti, proprio perché secondo me le obbligazioni sono anche tendenzialmente molto più semplici rispetto ai certificati, quindi anche più facile secondo me fare una disamina. Se andassimo sulle scadenze lunghe, il pro è che se i tassi vengono tagliati, diciamo, anche in modo abbastanza consistente, il prezzo dell'obbligazione sale molto velocemente. Il contro è che abbiamo una curva invertita e le scadenze lunghe forse scontano un taglio dei tassi un po' troppo ottimistico. Quindi oggi andare a preferire una scadenza lunga significa andare a preferire un rendimento tendenzialmente più basso. Quindi se il taglio dei tassi non avviene subito o avviene tra un po', probabilmente conveniva prima andare sulla scadenza corta e poi eventualmente andare sulla scadenza lunga. Vantaggio delle scadenze corte è che i rendimenti sono più alti perché ho la curva invertita e il capitale è ovviamente a rischio per minor tempo. Quindi, ovviamente, se ho una scadenza 1 anno, 2 anni, 3 anni, sono relativamente tranquilla perché conosco già più o meno in quale scenario saremo entro la scadenza dell'obbligazione.
se vado su una scadenza, diciamo, lunga, ovviamente in quel caso il ragionamento è un po' più complesso. Il contro è che si rischia di dover investire il capitale ad un tasso sensibilmente più basso. Quindi se vado magari anche con una scadenza a brevissimo, 6 mesi, un anno, ovviamente tra un anno, se poi dovessero essere tagliati i tassi, mi viene rimborsato il capitale, mi viene pagata magari la cedola, e il problema è che effettivamente ho diciamo una possibilità di reinvestire ad un tasso che è sicuramente più basso rispetto a quando ho iniziato ad investire. Callable oppure no? Ovviamente dipende dal rendimento e dalla strategia di portafoglio. In questa fase potrebbero essere meglio i callable ad alto premio rispetto ad andare sulle scadenze corte, perché la probabilità di richiamo è alta nel caso di taglio dei tassi. Se i tassi, diciamo, non venissero tagliati, comunque il callable ci dà magari un rendimento più alto. Quindi tendenzialmente, rispetto a una scadenza breve, il callable potrebbe essere un po' più interessante. Meglio il callable con qualche anno dove non abbiamo la possibilità di essere richiamato, quindi dove abbiamo diversi no call. In questo modo, diciamo, abbiamo un rendimento comunque magari più elevato rispetto alla scadenza corta. Se tagliano i tassi, in questo caso ne beneficiamo immediatamente. Euro o USD, anche qui dipende da che cosa sia in portafoglio. Il dollaro, sicuramente le obbligazioni in dollari sono più redditizie rispetto alle obbligazioni in euro, però detto questo, se non abbiamo dollari in portafoglio, quindi se abbiamo già un portafoglio in dollari, è abbastanza facile e lo vogliamo mantenere, è abbastanza facile perché a quel punto conviene investire in dollari. Ma se abbiamo un portafoglio in euro, dobbiamo convertirli oggi in dollari e esporci anche ovviamente all'andamento del tasso di cambio, qui rischiamo un po' perché il dollaro è alto, quindi il dollaro ovviamente potrebbe scendere nei prossimi mesi e quindi magari potrebbe convenire, se non abbiamo dollari, privilegiare gli euro, oppure anche se non abbiamo necessità di dollari, nei prossimi anni banalmente. Quindi per esempio se devo fare un viaggio o mi servono dollari per un qualsiasi motivo in futuro, può aver senso comprarli perché poi quei soldi magari li spenderò. Se invece lo faccio solo per una questione di rendimento, attenzione, perché se poi lì, quando diciamo rincasso i soldi, li devo riconvertire a quel punto in euro, se il dollaro diciamo mi scende, è un po' un problema perché mi vado a mangiare una parte di rendimento. Sulla parte a scadenze lunghe o corte, effettivamente c'è un grosso dibattito. Perché? Perché ci sono tantissimi investitori, tra cui Buffett e Musk, che si stanno orientando verso scadenze corte. Quindi, effettivamente, anche la maggior parte dei gestori obbligazionari sta riducendo la duration del proprio portafoglio. E quindi ne abbiamo parlato proprio su Telegram nel Free Finance Pro, in un articoletto dedicato dove andavamo ad analizzare cosa stavano facendo i diversi gestori obbligazionari. Alcuni investitori istituzionali hanno addirittura iniziato a shortare bond a lunga scadenza. Perché? Perché pensano, diciamo, questo, cioè pensano che i tassi attuali a lungo termine scontano un taglio dei tassi che non è detto che avvenga nel breve, che non è detto che avvenga nei prossimi anni, e che quindi, diciamo, già dato il fatto che appunto hanno dei rendimenti più bassi, diciamo, hanno queste previsioni un po' troppo ottimistiche, probabilmente continueranno a scendere. Quindi c'è addirittura chi è shorta. Qui ho messo alcune quote di alcuni gestori che secondo me erano rilevanti. Quindi la prima è che ci dice fondamentalmente che se l'inflazione si mantiene all'incirca a livello attuale, i tassi rimangono a livello attuale, non ha senso tenere la liquidità investita a lungo termine senza premio per il rischio su appunto l'asset obbligazionaria. Se i tassi non scendono abbastanza velocemente, il reddito fisso a lungo termine deve scendere di valore. È questo che il mercato sta sottovalutando. Quindi questo è contro, diciamo, le scadenze lunghe, proprio perché ci dice che se non c'è un premio per il rischio effettivamente elevato, e il rischio c'è di discesa, perché se i tassi non scendono abbastanza velocemente possono scendere questi bond, attenzione perché non stiamo facendo un ottimo deal. Ci sono invece altri gestori che sono rimasti long duration. Non crediamo che tutte le strette monetarie non avranno alcun impatto sulla crescita, quindi pensano che effettivamente ci sia un impatto
di questo fortissimo rialzo dei tassi, diciamo, l'economia peggiori e quindi vengano tagliati i tassi anche abbastanza velocemente. E inoltre altri gestori dicono sia che l'economia statunitense entri in recessione o in un atterraggio morbido, il mercato obbligazionario si riprende dopo l'ultimo rialzo dei tassi, quindi l'ultimo hike. La Fed potrebbe mantenere i tassi su questi livelli per un po' di tempo, ma la crescita e la pressione inflazionistica continuano a rallentare. Quindi tendenzialmente la view è: se penso che l'economia, diciamo, andrà peggio, la Fed mi taglia i tassi, se mi taglia i tassi, allora mi conviene magari. Se mi taglia i tassi, diciamo, in modo consistente e abbastanza veloce, mi conviene andare sulle scadenze lunghe, altrimenti mi potrebbe convenire scadenze corte. Con una curva invertita e con l'incertezza su quanto lungo i tassi saranno alti, a mio personalissimo parere, conviene orientarsi nel, diciamo, nel breve, quindi nel brevissimo termine, in questi mesi, sulle scadenze brevi. La miglior scelta, è sicuramente fare la seguente cosa, quindi da un lato mantenere un sufficiente livello di liquidità, quindi se abbiamo, diciamo, delle giornate negative sul fronte obbligazionario, quelle, sono le giornate in cui, acquistare. Dall'altro fare ingressi frazionati, quindi non entrare tutto subito, comprare in giornate negative con il buy the dip, diversificare il portafoglio per emittente, scadenza, geografia e settore. Quindi questo è l'ideale di un portafoglio obbligazionario. Quindi oggi dire vado a comprarmi solo breve o solo lungo non ha senso, cioè ha senso fare un portafoglio dove però posso andare a privilegiare le scadenze brevi o le scadenze più lunghe. Se per esempio ho delle esigenze di investimento, magari di liquidità, perché ho la cosiddetta liquidità aziendale, può avere senso investire nel breve perché magari tra 2, 3, 5 anni l'economia, diciamo, non sarà così florida e magari mi vado a comprare, diciamo, vado a investire un po' più aggressivamente magari su azioni piuttosto che obbligazioni, su certificati. Un'altra domanda che ci dobbiamo fare quando andiamo a investire in obbligazioni è alto o basso rischio e cedola o sconto di prezzo? Quindi ovviamente grandi domande. Quindi in questo contesto gli emittenti con rischio di credito più alto beneficerebbero maggiormente di un taglio di tassi. Tuttavia, c'è da considerare che questo avverrebbe in un contesto recessivo, dove il rischio di credito di queste società è maggiore. Quindi, e questo diciamo effettivamente è quello che applicano tutti gli investitori istituzionali, praticamente chiunque, è meglio preferire la qualità e magari investire una piccola parte su emittenti più rischiosi, magari anche attraverso altri strumenti, come per esempio i certificati. Cedola o sconto di prezzo dipende dal rendimento e dall'obiettivo con cui investo. Se voglio utilizzare la cedola per finanziare alcune spese o ulteriori investimenti, meglio ovviamente preferire la cedola. Se invece non ho bisogno della cedola, posso andare su bond vecchi con cedole basse e prezzo a sconto. Vediamo pro e contro di alta cedola e sconto di prezzo. Quindi l'alta cedola significa che effettivamente io ricevo qualcosa che posso reinvestire. Ovviamente la cedola negli anni, se effettivamente vengono tagliati i tassi, verrà reinvestita ad un tasso più basso rispetto al tasso attuale. Quindi questo è un elemento sicuramente da considerare. Dall'altro lato, però, mi dà maggiore stabilità di prezzo, quindi maggiore resilienza se i tassi dovessero continuare a salire. Quindi avere un qualcosa che paga un'alta cedola rispetto ad avere un qualcosa con uno sconto di prezzo, generalmente è un vantaggio anche in termini di resilienza, quindi in un momento di incertezza potrebbe fare il caso nostro l'alta cedola. Sullo sconto di prezzo, invece, generalmente il rendimento è più elevato rispetto a un bond con cedola più alta, perché? Perché non posso reinvestire ovviamente le cedole e beneficia maggiormente di un taglio di tassi, se questo comunque, diciamo, è consistente, quindi diciamo se viene tagliato poco, diciamo non è che c'è una grossa differenza, però generalmente se il taglio è abbastanza importante, le obbligazioni più vecchie che hanno uno sconto di prezzo tendono a risalire abbastanza velocemente. Dai dati di Bank of America è facile notare che gli investitori preferiscono nettamente le obbligazioni high grade alle high yield, quindi se andiamo ad analizzare alto rischio e basso rischio, sicuramente, diciamo, qui premia la qualità. Nelle ultime settimane gli investitori hanno preferito le obbligazioni governative alle societarie e gli investitori individuali più ricchi nelle ultime settimane stanno comprando investment grade bond e questo l'abbiamo visto anche in realtà sui gestori.
Perfetto, era saltato un attimo. E il mio ultimo acquisto sull'obbligazionario, in realtà è un'obbligazione che secondo me è interessante, questa l'ho fatta sul mercato italiano, quindi ne possiamo parlare, è un bond di Goldman Callable, diciamo in realtà è un bond diciamo, che è stato anche su borsa italiana, quindi probabilmente qualcuno di voi già lo conosce, paga una cedola del 6,2% anno lordo, pagare a scadenza. Che cosa significa? È un bond callable che non mi paga la cedola ogni anno, ma me la va a pagare solo a scadenza, e in questo caso la scadenza è 2036, 20 luglio 2036. Se, diciamo, viene richiamato prima, mi paga ovviamente il valore nominale più la cedola, e tutte le cedole che doveva pagare negli anni. Quindi se mi rimborsa, per esempio, il primo anno, ricevo un 106,2%, se rimborso il secondo anno 112,4% e così via. Quindi numero di anni per cedola, che è appunto 6,2, che comunque è un rendimento effettivamente elevato se si compara anche al rendimento, diciamo, di un bond callable di Goldman con cedola, che al momento appunto su questo livello di prezzo siamo a un 4,5% di rendimento. Se dovesse arrivare a scadenza, rimborso 180,60, quindi effettivamente, diciamo, secondo me ci possiamo ritenere fortunati se arrivasse a scadenza. La struttura perché è interessante, secondo me? Perché il richiamo è quasi assicurato, quindi questo, diciamo, e questa frase va presa con le pinze, cioè se effettivamente pensiamo che la Fed inizierà a tagliare i tassi nel breve, quindi a 1 o 2 anni, e il taglio dei tassi magari è abbastanza consistente, Goldman richiama, e quindi a quel punto ci siamo fatti un 6,20, diciamo, in 1 o 2 anni, diciamo, quindi 6,20 anno in 1 o 2 anni, che potrebbe essere un ottimo rendimento. Se non dovesse richiamare, in realtà il rendimento è elevato perché corrisponde a un 4,65 con reinvestimento delle cedole. Quindi se considero un reinvestimento delle cedole allo stesso identico, diciamo, allo stesso identico tasso, il tasso sarebbe del 4,65. Però c'è da considerare che effettivamente nel frattempo, se vengono tagliati i tassi, è diciamo un calcolo un po' cieco, tra virgolette. Quindi secondo me è abbastanza interessante, anche perché è un bond dove non devo toccare niente, non devo fare niente, non devo reinvestire le cedole, cioè effettivamente quando viene richiamato dall'emittente o se arriva a scadenza mi viene rimborsato tutto il capitale. Il rendimento annuo è nettamente superiore a quello di altri bond callable. Il bond callable che ho anche, tra l'altro, di Goldman, il migliore che c'è sul mercato italiano, rende un 5%, però con cedola che paga appunto tutti gli anni. Quindi, e qui in questo caso appunto abbiamo un 6,2%, quindi effettivamente elevato. Per chi ha adatto il bond, quindi per chi ha liquidità in euro in eccesso e ovviamente vuole investirla nel breve e avere un rendimento elevato, per esempio adatto secondo me anche per una liquidità aziendale, per chi vuole ridurre il rischio di portafoglio temporaneamente ma ottenere un rendimento comunque elevato, quali sono gli svantaggi? È che non ricevo, non posso reinvestire le cedole, perché non ha cedole, quindi mi paga fondamentalmente il rendimento a scadenza o nelle date di call, potrebbe essere richiamato già dal primo anno, in tal caso si reinvestirebbe a un tasso più basso. Quindi, però effettivamente in un anno il rendimento è buono, il prezzo è circa 99,25, il rateo lordo è 0,69% circa. Quindi più o meno, diciamo, queste sono le condizioni. Perché questa è una struttura secondo me interessante, perché effettivamente per chi ha liquidità e non ha bisogno, diciamo, della cedola, questa è un rendimento, diciamo, 6,2% anno alto. Se viene richiamato subito, bene, il rendimento è ottimo. Se non viene richiamato subito, diciamo, verrà richiamato tra qualche anno, benissimo, perché comunque, diciamo, stiamo dormendo su un 6,2% anno, che secondo me non è da buttare via. Andiamo a vedere le ultime, ovviamente se ci fossero domande sul bond o su quello che ci siamo detti finora, fatemi sapere. Ultima operazione del portafoglio, andiamo a vedere diciamo in ordine cronologico, quindi il 3 agosto ho fatto lo switch sul VD7, Capri Caring Richemont LVMH.
Ho comprato il 7 agosto il 681, quello su Intesa Unicredit Ferrari, che ho già la rivalutazione, quindi oggi sapremo se verrà rimborsato 101,26 oppure no. Dal prezzo sembrerebbe di no, quindi speriamo bene. Il 9 agosto ho comprato il 541, il certificato su indici di Marex, che rimane ancora interessante, circa appunto sui 1001 euro, quindi diciamo un 100,10% del valore nominale. Ho diciamo, aumentato l'esposizione al VD7 nel giorno di acquisto da parte dei Tepestri di Capri proprio perché il prezzo era ancora basso, era 96,80, quindi sono entrata prima che fosse sospeso il certificato. Ho acquistato il 18 agosto il 370 il certificato con airbag su Eni Intesa Unicredit Stellantis che probabilmente andrà in autocall a ottobre. Aveva la cedola in pancia, quindi è come se fosse stato acquistato sotto la pari. Secondo me un certificato ottimo per investire proprio la liquidità nel breve. Ho acquistato poi il 764 e qui è sbagliata la data. su Intesa Unicredit BPM Louis Vuitton ieri. Secondo me è molto interessante ed era molto interessante, specialmente al prezzo a cui ha acquistato 99,31. Perché? Perché effettivamente avendo diciamo una buona esposizione sul 681, il ragionamento che ho fatto ho detto: non so se sarà richiamato il 681, lo scopriremo ovviamente stasera a chiusura. Non so neanche se sarà richiamato il 764, perché diciamo in questa fase effettivamente abbiamo tutti i sottostanti sopra la pari, tranne Louis Vuitton leggermente su strike, e i collabole generalmente vengono richiamati se tutti i sottostanti sono ampiamente sopra la pari, ma alcune volte sono stati richiamati anche con qualche sottostante sotto la pari. In questo caso, diciamo, non è proprio stranissima diciamo, il fatto che magari venga richiamato perché. Perché abbiamo, diciamo, le azioni un po' più volatili, come Intesa Unicredit e BPM, sopra la pari. Quella meno volatile è quella su Strike, quindi in questa fase il richiamo non è impossibile. Il rendimento cedolare è elevato, è l'1,36 al mese, 16,32% annuo. Appunto, eravamo 2 giorni prima della data di valutazione, oggi è la data di valutazione, e tutti i sottostanti erano sopra la pari. Nel caso di richiamo, bene, cioè effettivamente ho un rendimento di 2,05 euro per ogni certificato acquistato in 2 giorni di negoziazione, praticamente, quindi è un buon premio di consolazione. Se non dovesse essere richiamato e magari veramente arriva a scadenza, cioè questo è il limite massimo che può avere, è un 17% di rendimento annuo, quindi comunque un rendimento effettivamente elevato. Quindi la mia idea qual era? Era acquisto il 764 perché a mio parere, considerando che costava appunto 99,31, ha meno probabilità di richiamo rispetto al 681. E quindi in questo caso ho già iniziato a rimpiazzare piano piano la posizione del 681 se dovesse essere richiamato. Se non dovesse essere richiamato, semplicemente affianco le due posizioni perché lo ritengo un ottimo certificato e dall'altro lato ha un rendimento effettivamente molto elevato su azioni che abbiamo appunto i bancari italiani sopra la pari e Louis Vuitton, quindi azioni estremamente tranquilli. Qui la barriera rispetto al 681 è al 55%, al 60% e non al 55%, quindi c'è un leggero buffer a barriera più basso, però effettivamente c'è anche un rendimento più alto, 1,36 al mese contro 1,26 al mese, quindi secondo me era un bell'acquisto. Cavalcare la volatilità, invece gli acquisti sono stati diciamo un po' più cadenzati man mano che diciamo, il portafoglio andava in autocall, quindi ho acquistato a partire da luglio il VD5 su Coinbase Palantir Nvidia, GT3 su Coinbase Palantir, l'1F8 Coinbase Deliveroo Beyond Meat che è un affiancamento su Beyond Meat. Il 7.1 che probabilmente andrà in autocall il prossimo mese su Deliveroo e HelloFresh con la forte risalita delle due azioni, per fortuna non è andato in autocall ieri, quindi c'è almeno un altro premio, quindi questo è ottimo. Il GP2 su Tesla NIO, su cui diciamo sono in leggero, diciamo in leggera perdita, meno 6% circa, ma continuo a tenere tranquillamente la posizione su Tesla NIO.
lo 0,8 Airbnb Carnival American Airlines, su cui appunto sono in gain, e l'Y8, che è un altro Tesla NIO, che però ha un buffer a barriera più ampio e quindi ho un premio, diciamo, più alto, e ho deciso, diciamo, di acquistarlo proprio per diversificare anche il rischio su Tesla NIO. Le performance di portafoglio aggiornate a ieri effettivamente sono ottime, quindi siamo risaliti anche grazie alla risalita di ieri e l'altro ieri. Quindi il portafoglio totale segna il più 6,5, meno 3,4 cavalcare la volatilità, più 21,7 obiettivo resilienza. Tra l'altro qui pesa la risalita degli ultimi giorni anche di alcuni sottostanti come ad esempio Estée Lauder. Quindi 11,9 annualizzato, che direi è un ottimo rendimento per il portafoglio che sta, diciamo, diciamo, il portafoglio pubblico da quasi 2 anni, quindi effettivamente è un buon rendimento. E vediamo un approfondimento su come gestire certificati con un premio periodico vicino barriera e premio sulla lineare. Perché vediamo questo approfondimento? Perché effettivamente nel gruppo Facebook di Unifinance sono arrivate più domande su dei certificati che avevano caratteristiche simili, quindi ci tenevo, diciamo, a spiegare come gestire meglio questa tipologia di certificati. Partiamo da quali tipologie di certificati sono. Quindi sono certificati di investimento con premio periodico e barriera europea, che sono abbastanza vicini alla scadenza, quindi generalmente gli manca massimo un anno da scadenza, sono vicini a barriera, quindi diciamo sono o tra sopra o sotto barriera, circa un 15 sopra e sotto per capirci, e hanno un premio sulla lineare, quindi hanno un prezzo che in genere si aggira tra i 70 e i 90 euro, 70-90% del valore nominale, quindi se su base 1700-900. Sono certificati dove tutto è possibile, cioè in genere su questi certificati si ha un esito puramente dicotomico, cioè se il sottostante risale barriera o in quel caso il certificato guadagna, permette, diciamo, all'investitore di guadagnare 100, il valore nominale più il premio, se il sottostante rimane sotto barriera si registra una perdita, spesso importante anche rispetto al prezzo di vendita attuale. Dunque, tutto è ancora in gioco fino alla scadenza. Se rivendo il sottostante, ovviamente, se rivendo il certificato e il sottostante risale, perdo un potenziale guadagno tendenzialmente anche importante. Se appunto fossimo sui 70, mi perdo 30 monetine almeno di guadagno. Se non rivendo, il sottostante scende, però registro una perdita ulteriore perché sono a premio sulla lineare rispetto, diciamo, al caso in cui avessi rivenduto subito. Generalmente perché il prezzo del certificato a premio sulla lineare? Perché il prezzo di un certificato, questo diciamo ce lo dobbiamo scolpire nella mente, riflette sempre la media del suo valore a scadenza attualizzato in tutti i diversi scenari possibili. Cioè, se io diciamo vado a guardare, quindi lo potremmo fare per esempio anche con l'analisi di scenario di Chadrap che vediamo sotto, no? Vediamo il rimborso del certificato in tutti i diversi scenari. Che cosa vado a fare? Vado a, diciamo, fare una media di questi scenari, ma la media la vado a pesare per la probabilità che tali scenari si realizzino. E poi vado ad attualizzare, diciamo, questo valore. Quindi, se è più probabile lo scenario positivo, il prezzo del certificato tenderà ad essere molto a premio, perché, come ad esempio in questo caso, abbiamo un certificato che se il sottostante rimane diciamo sopra barriera mi rimborsa 104,6, altrimenti mi rimborsa da 50 in giù. Quindi più è probabile trovarsi nello scenario delle 104,6, più il prezzo tenderà verso questo valore, quindi tra il valore, diciamo, della lineare a 50 euro e il nostro valore di rimborso 104,6. Il market maker si può posizionare in tutto questo spettro e tenderà ad andare più verso 104,6 se pensa che è molto più probabile il rimborso a quel livello, quindi è molto più probabile che il sottostante salga. Si posizionerà invece nella fascia bassa se è più probabile che il sottostante non salga. Questo è per capire perché effettivamente sono dei certificati a premio, perché è una giusta domanda. Quindi quando conviene accettare la perdita, cioè vendere questa tipologia di certificato, prendendo
prendersi quella perdita che comunque è contenuta e non rischiare di peggiorare la perdita. Sicuramente se non credo in una risalita ottenuta dal sottostante. In più, ovviamente, se manca poco tempo e le prospettive di mercato non sono rosee per quel settore sottostante, quindi magari manca poco tempo, una trimestrale, so che quella trimestrale non sarà buona, so che il momento di mercato, diciamo, tende a penalizzare, quello, diciamo, non è un certificato da tenere. Se voglio abbassare il rischio di portafoglio, perché magari appunto voglio ridurre il rischio di ottenere questa forte perdita, se il premio sulla lineare effettivamente è molto alto, quindi se ho un certificato resiliente che ha tenuto bene il prezzo, a quel punto posso prendere e rivenderlo. Questo è quello che ho fatto io, per esempio, con il 387, cioè ho abbassato il qui ho rivenduto sui 90 euro, dove il buffer a barriera era circa del 15%. Perché l'ho fatto? Perché il premio sulla lineare era molto alto, volevo abbassare il rischio di portafoglio, quindi ho fatto semplicemente una sostituzione della posizione, cioè ho fatto un cosiddetto switch to improve. Infatti, diciamo, in questo caso, quando vado a vendere e magari ho ancora una view positiva sul sottostante, in quel caso posso switchare quel certificato con un altro simile, che magari ha scadenza più lunga, barriera più bassa, oppure andare addirittura su un ex maxi coupon, un recovery, che abbia strike simile alla mia barriera, in modo tale che se effettivamente il sottostante scende ho una discesa meno forte, ma se il sottostante risale guadagno molto. Magari un ex maxi coupon che ha staccato il maxi premio e che ha la possibilità di andare in autocall. Quindi questi potrebbero essere, diciamo, degli switch ottimali per questa tipologia di posizioni. Quando invece conviene rischiare? Innanzitutto quando credo fermamente in una risalita o una tenuta del sottostante, tanto da investirci a leva, cioè se oggi investirei a leva su quel determinato sottostante, allora potrebbe valer la pena diciamo fare questa tipologia di discorso. Se ho tempo a sufficienza, le prospettive di mercato per quel settore sottostante sono buone e quindi effettivamente ha senso, diciamo, rischiare. Se il premio sulla lineare è basso, quindi se magari semplicemente aspettando e se il sottostante sale magari guadagno 40 monetine, se scende perdo 5, 6, 10 monetine o magari neanche niente, allora assolutamente non conviene vendere, conviene tenere. In tal caso però se decido di tenere devo necessariamente tenere monitorata la posizione, così che nel caso in cui lo scenario diventasse negativo posso uscire in tempo. E diciamo non realizzare una perdita troppo forte. Nel caso devo effettivamente uscire da questa posizione, devo sapere aspettare il momento giusto. Quindi devo effettivamente conoscere il sottostante. Dico questo perché se magari voglio uscire in una fase di forte volatilità, lì andrò a vendere sicuramente ad un prezzo molto più basso rispetto a uscire magari in una fase di più o meno stabilità, quindi devo avere effettivamente lo stomaco di riuscire a tenere quella posizione in una giornata in cui non conviene venderlo e devo saper riconoscere qual è la giornata in cui non venderlo. Io, per esempio, in questo caso, appunto, ho il 117, il certificato su NIO, era un certificato che effettivamente è stato anche sui 70 euro circa e poi è risalito verso gli 80 e 90, però effettivamente avevo una view fortemente positiva sul mio, tanto che ho investito anche a leva, e proprio per questo ho ottenuto la posizione e diciamo me la sono rischiata. Perché? Perché effettivamente anche il premio sulla lineare era basso, quindi effettivamente avrei guadagnato nettamente di più rispetto a quanto avrei perso se il mio fosse scesa. Quindi questo è diciamo due esempi proprio tratti dal portafoglio. Vi ricordo che mi potete scrivere su Freefinance Pro, la nuova piattaforma dedicata alla gestione del portafoglio in certificati, alla lista d'attesa, quindi per chi diciamo, vorrà utilizzare questa tipologia di servizio, ovviamente può provarla prima in modo gratuito e appunto inizieremo a dare i primi accessi alla lista d'attesa già a fine del prossimo mese. E vi ricordo ovviamente che tutti i servizi Freelance Pro, gli articoli, il servizio segnale, gli eventi, nonché anche le quotazioni in tempo reale dei principali
mercati li trovate sull'app di Freefans Pro, disponibile per Apple Store e Google Play. E grazie a tutti e buona giornata.